Buonasera a tutti, ben arrivati alla rubrica di Biforit, rubrica che vuole parlare di nutrizione con tutti gli aspetti di salute e medicina che la riguardano, che la circondano. Sono Nicola Signorelli, da anni mi occupo di questi argomenti, da quando soprattutto in Italia con la nostra associazione, con i medici che ormai collaboriamo insieme, abbiamo portato il professor Colin Campbell, autore delle China Study, a parlare di queste importanti novità in campo scientifico e medico riguardo all'importanza e alla centralità della nutrizione oggi nella nostra medicina integrata, se possibile. Oggi parleremo di un argomento molto importante e soprattutto molto sentito, che è la sindrome intestinale e soprattutto le intolleranze e le allergie di cui oggi si parla, si sente e si accusano. Ospite con noi, importante, il dottor Roberto Calcaterra, medico gastroenterologo e omeopata. Buonasera, Buonasera a dottore. tutti. Grazie di essere con noi. E la dottoressa Federica Giacosa, medico specializzato in omotossicologia, poi ci racconterà tutti i diversi master che ha ottenuto in questo. Grazie, buonasera di Grazie, essere con noi. buonasera. Buonasera. Allora, siccome non abbiamo molto tempo, partirei subito con il nostro argomento. Si parla sempre di più di intolleranze, si parla soprattutto di intolleranze alimentari, i dati li danno per aumento, quantomeno a livello sensitivo, però in realtà non si capisce bene quanto ci sia di moda, di quanto si interpretino male forse questi dati, questi sintomi, e poi quali siano effettivamente i test da fare per dire effettivamente uno soffre di questa patologia. Dottor Calcaterra. Bene, fare un po' di chiarezza in questo preciso ambito è importante, perché c'è tanta confusione, non se ne parla da tanto tempo. Io sono partito 20 anni fa, ero un po' un antesignano di questo discorso ed era diventato anche un discorso un po' alla moda, no? Quando uno non sa bene come interpretare un sintomo, una patologia, allora sarà un'intolleranza. Ecco, la mia idea invece che ho sviluppato in questi anni è che forse intolleranti lo siamo un po' tutti. Perché? Perché ci sono degli alimenti sulla tavola di ognuno di noi quotidiani che poco hanno a che fare col nostro sistema immunitario. Vuoi per come nascono e un po' anche, ahimè, per come sono stati modificati questi alimenti. Per cui spesso noi possiamo anche lavorare bene su un alimento o essere sicuri di un altro alimento, poi in realtà quando mangiamo questo alimento non sappiamo in realtà quanto contiene. Quindi una confusione in questo senso. Differenza fondamentale con l'allergia. Allora l'allergia che è IgE mediata, quindi ha un meccanismo velocissimo di insorgenza del sintomo, è facilmente interpretabile dal paziente e facilmente anche diagnosticabile. Se un paziente è allergico, difficilmente mangia questo alimento perché sta male subito. Quindi è quasi una benedizione scoprire quanto prima un'allergia. L'intolleranza è diversa, IgA mediata tecnicamente. Ma cosa vuol dire? Che se io mangio questo alimento non sto male subito. Il tempo di latenza può essere anche di 48 ore. Qual è il problema? Che il nostro organismo, per aiutarci, nel momento in cui ne mangiamo questo alimento, libera anche delle endorfine. Quindi a volte mangiare questo alimento ci pacifica con la vita, ci fa stare a sentire un po' meglio, finché regge questa situazione di endorfine. Quando questo livello cala, cominciano i vari sintomi. Ma cosa succede? Se io spesso mangio questo alimento gratificante, ho un livello di endorfine sempre abbastanza alto, quindi per un po' di anni io riesco a, anzi, divento gli alimenti che io prediligo e via via però finisco per intossicarmi. A un certo punto della nostra vita però il nostro corpo non ce la fa, soprattutto il fegato, che è il grande regolatore di tutte le tossine, va in tilt, è una spugna insufficiente. Quindi le tossine cominciano a circolare e cominciano a colpire una serie di organi, quindi c'è l'organicità, diciamo, dell'intolleranza, che è nata invece, ripeto, dall'origine. Forse dovremmo andare a indagare le intolleranze già nei bambini, perché sono, vedi, questi alimenti il substrato biochimico di ogni malattia. Io penso che se è vero che siamo ciò che mangiamo, siamo tutto ciò che abbiamo mangiato. Quindi se c'è un problema, non può non essere relato a questo alimento. Il cambiare alimentazione è l'unico modo che ho per cominciare ad affrontare quella che io chiamo malattia, che poi sia dell'intestino, dello stomaco, qualsiasi patologia. Se io devo affrontare un raffreddore cronicizzato, un tumore, non posso non pensare di dover passare per
prima da una visione di qual è la mia situazione rispetto all'alimento. E alla base ci sono sempre questi alimenti, che danno, come spiegavo prima, una sorta di psichismo. Cioè io dipendo da questi alimenti. A volte, soprattutto con le signore che incontro in visita, potrei sintetizzare: mangi tutto quello che vuole tranne ciò che le piace di più, perché spesso lì si nasconde il problema. Chiaro. Quindi questo alimento che, ripeto, per un pochettino di tempo riusciamo a gestire, a un certo punto invece sfugge dal controllo. Fare un lavoro importante su questi alimenti, poi in realtà al di là di aiutarci a curare un eventuale sintomo, una malattia, ci permetterebbe di fare la vera prevenzione. Bene, la vera prevenzione in campo medico è prevenire l'insorgenza della malattia. Noi in Italia, in Europa, nel mondo occidentale spendiamo milioni di euro, dollari in quella che chiamiamo prevenzione e in realtà forse è una diagnosi precoce, perché poi noi corriamo al riparo quando il marcatore tumorale si è alzato, quando l'organo è già andato in tilt, quando c'è un esame del sangue che si è alterato, quando un evento, ahimè, è importato. Però l'abbiamo scoperto prima, no? Pensiamo al tumore della mammella, bellissimo, facciamo uno screening, lo troviamo di 2 mm, ecco, però non l'abbiamo prevenuto. Prevenire forse è possibile anche facendo un cambiamento di alimentazione, quindi andare a vedere tutti noi come siamo messi con alcuni alimenti e forse provare a non introdurli. La vera prevenzione inizia nei bambini. O forse nel grembo della madre. Certo. Quindi se ognuno di noi riuscisse a scoprire quali sono questi alimenti e evitarli fin da bambino, molto probabilmente ci sarebbe un'incidenza di patologie cronico-degenerative, di tumori, che sarebbe molto molto inferiore. Come? Se pensiamo alla familiarità di alcune malattie, no? Per cui spesso ci viene detto che se in famiglia abbiamo diabete, ipertensione, abbiamo avuto un evento primario del cuore o alcuni tumori, siamo predisposti. No? Poi se uno va a vedere nel concreto, non esiste un gene che trasmette l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, alcuni tumori. Ora, se non è un gene, qual è la matrice comune? È l'alimento. Noi mangiamo quello che ci hanno messo nel piatto. Attraverso l'alimento facciamo uno stesso percorso di indebolimento, percorso che è velocizzato perché è scaduta la qualità dell'alimento negli ultimi 30 anni. Adesso ne parleremo. Certo. E cosa voglio dire? Quindi mangiando l'alimento io mi predispongo, come nella famiglia, alla stessa malattia. Ma se io per primo, fin da bambino, evito questo alimento, allora non ho la stimolazione genetica, per esempio, del sito che poi farà l'RNA che diventerà poi proteina. Ecco, dottoressa Giacosa, si parlava adesso di alimento e quindi di capacità di capire qual è l'alimento che ci dà fastidio, in questo caso in realtà quello che ci piace di più, da che ha detto il dottor Calcaterra. Tuttavia uno dei sintomi principali sono il mal di pancia, tutto sommato. No, uno mangia qualcosa e associa il mal di pancia che poi viene all'alimento, ma tutti i mal di pancia portano qui? Come distinguere e cosa mettere in atto intanto da soli per capire dove stiamo andando e quindi rivolgerci allo specialista giusto? Allora, intanto volevo riallacciarmi a quello che diceva il dottore, su cui sono perfettamente d'accordo, che dovremmo iniziare a fare un po' anche un cambio di pensiero, nel senso che dovremmo iniziare a vedere il cibo come il primo stimolo immunitario, quindi ciò che mangiamo è veramente in grado di andare a influenzare o meno in senso positivo o negativo il nostro sistema immunitario, quindi ancora prima di andare a somministrare farmaci piuttosto che a rivolgersi a eventuali terapie, vedere proprio l'alimentazione come cura, come medicina e anche come prevenzione, prevenzione primaria, cioè andare a prevenire quella che poi è la patologia nel futuro.
Sicuramente sì, il mal di pancia, quindi molto spesso, molto, molto frequente, la pancia gonfia oppure l'aria nella pancia o queste coliche. E molto spesso dovute all'introduzione di cibi che non sono adeguati per tanti motivi. La scadenza della qualità del cibo. Introduciamo cibo che fino a anni fa non era presente nelle nostre tavole. Tutti i conservanti alimentari, gli additivi, fanno sì che il cibo sia povero di minerali, di vitamine e anche di forza vitale, di energia, che è quella che comunque va anche a nutrire il nostro livello energetico. Quindi tutte queste elaborazioni del cibo indeboliscono il sistema immunitario che nel tempo, quando raggiunge una soglia, un valore soglia, un limite, inizia a reagire. Quindi in realtà l'intolleranza non nasce oggi, quindi io ho mal di pancia oggi ma non ha origine in questo momento, ma è frutto di anni, di cattive abitudini, di anni di stress che possono essere fisici, chimici, metabolici, anche psicologici, perché comunque il corpo reagisce allo stress sempre nello stesso modo, sia esso uno stimolo alimentare o uno stress appunto ambientale o relazionale. Quindi anche le intolleranze nascono da tutta una serie di concause, non è che il cibo all'improvviso diventa cattivo e quindi mi fa venire il mal di pancia, ma dobbiamo andare a capire quello che sta sotto. Non è che ho mal di pancia oggi, guardo cosa ho mangiato ieri, per capirsi, per capire qual guardo è. Cosa ho mangiato in tutta la mia vita, perché noi siamo ciò che mangiamo, quindi a un certo punto il corpo inizia a dare una reazione di tipo immunitaria e quindi creare il mal di pancia piuttosto che il mal di testa, piuttosto che altri sintomi, perché poi i sintomi delle intolleranze sono veramente esatto, molto, molto ampi e c'è anche una motivazione per questo che andremo a vedere. Quindi anche il fiorire di tutti questi test sulle intolleranze che adesso vanno così di moda, quindi vado, io dico così per ridere, dico vai dal ciabattino e ti fa il test delle intolleranze, perché c'è dappertutto. Dappertutto, veramente, c'è un fiorire. Alcuni possono essere più attendibili, altri possono essere meno attendibili, c'è una grandissima confusione. Quelli, diciamo, riconosciuti a livello scientifico sono quelli su sangue, che vanno a monitorare dei livelli di immunoglobuline, quindi quelli riconosciuti dalla comunità scientifica sono quelli, ma poi ce ne sono moltissimi altri. Ci sono dei test kinesiologici, quindi quelli che valutano attraverso la forza muscolare, instaurando proprio una sorta di dialogo tra l'alimento o quello che si fa testare e il corpo, che inducono una reazione di potenziamento muscolare quando il cibo o quello che viene testato va a rafforzare il sistema corpo, oppure inducono una reazione di indebolimento quando il cibo non è appropriato o la cosa che si testa non fa bene al corpo. Ci sono test anche che si basano sull'iridologia, ci sono test che si poggiano su strumenti di biorisonanza, quindi sono veramente tanti i test, alcuni più efficaci, altri meno, alcuni più operatori dipendenti che altri. Ma quello che vorrei andare a sottolineare è che non è sufficiente fare il test, perché l'intolleranza alimentare nasce da una situazione molto profonda di un'alterazione di un equilibrio nel corpo e quindi andare a evitare l'alimento o gli alimenti, perché poi spesso sono anche gruppi di famiglie, oppure ci possono essere delle reazioni crociate, quindi io sono intollerante al grano, ma questo mi dà una sensibilità anche su altri alimenti. Quindi in realtà è molto complesso il discorso, deve essere valutato nell'ambito di un approccio integrato e soprattutto mirato sulla persona, perché le cause possono essere veramente le molteplici. E quindi ecco, bisogna andare a rieducare la tolleranza immunitaria in queste persone. Perché poi di intolleranze, ma anche di allergie, si può guarire andando a rieducare tutta quella parte che è in disequilibrio, quindi la parte intestinale, ma come diceva il dottor Roberto Calcaterra, anche
la parte di eliminazione delle tossine, quindi molto spesso quando c'è un'intolleranza alimentare, quando c'è un problema di mal di pancia, c'è anche un sovraccarico delle funzioni del fegato, ma delle funzioni anche di tutti gli altri organi. Perché l'intestino ha tantissimi compiti, quindi un intestino che non funziona correttamente va anche a dare un sovraccarico di lavoro, di smaltimento delle tossine che lui stesso non riesce a processare e a eliminare al fegato. Quindi l'attenzione a entrambi, sia al fegato, esatto, organi untori che la parte, esatto, di intestino. Ecco, torca al caterna, parlando di intestino, c'è da chiedersi, molti si chiedono quanto una disbiosi intestinale possa essere causa o conseguenza, cioè, di una, ad esempio, intolleranza alimentare. Cioè, la disbiosi è innanzitutto, chiariamo un attimo il concetto, un alterato equilibrio della flora batterica del nostro intestino. Pensiamo che ogni cellula ha al proprio servizio almeno 7.000 batteri, no? Quindi c'è una popolazione, certo, e noi viviamo grazie ai nostri batteri. E noi non siamo tenuti insieme dall'attività dei batteri e quello che poi diventa il nostro nutrimento è frutto del lavoro di batteri, miceti e virus che noi ospitiamo. Quindi andare a selezionare l'alimento che nutre batteri, virus e miceti che servono al nostro benessere è l'unico modo che abbiamo per risolvere e tornare a un equilibrio. Quindi non è tanto il cambiare alimento di per sé, è favorire poi un riequilibrio di una flora batterica. Ecco, chiaramente questi alimenti a cui siamo intolleranti, pensiamo al latte, nutre soprattutto gli Escherichia coli, e noi sappiamo che un eccesso di Escherichia coli è la causa non solo di molte gastroenterite, ma di quasi tutti i problemi delle vie urinarie, tanti problemi ginecologici. Ecco, quindi il non dare da mangiare a una flora batterica o dare un nutrimento favorevole, già lì cambia il percorso. Il discorso che facevamo prima, io posso avere 10 intolleranze, una sola, poi se non lavoro sul terreno, è forse un esercizio accademico. Ci sono apparecchi anche molto sofisticati, che sono talmente sofisticati che sono ipersensibili. Per cui magari ci sono 10 alimenti che risuonano nel mio malessere. Ecco, se io li tolgo, perché ho fede, e non ho lavorato sul sistema, dopo 2 mesi alcuni alimenti li potrei mangiare. Nel frattempo ho mangiato altro, nuovi alimenti diventano fonti di intolleranza. 3 test io non capisco più nulla. In realtà dovrei lavorare su quell'alimento, 1, 2, bene, in maniera veramente attenta, lavorare su un sistema di pulizia, di purificazione, e a questo punto alcuni alimenti che fino a qualche tempo fa era veramente impossibile, torno a essere sicuramente accettabili. Ecco. Quindi bisogna, io per esempio, e anche la collega, ho scoperto, usiamo un test kinesiologico che è molto meno sensibile, è molto più specifico. Cioè attraverso il test kinesiologico noi andiamo a vedere qual è il nucleo vero, qual è il problema, qual è l'alimento. Ecco, poi devo lavorare bene sull'alimento e sul perché questo alimento a me crea un problema di pancia piuttosto che una cefalea, una dermatite, un asma. Ecco, lì poi c'è tutto, certo, quello che non è solo l'alimento. L'intestino è il primo momens, il primo contatto con tutti gli allergeni è a livello dell'apparato digerente. Quindi per rimanere alla domanda, perché sì, veramente è causa o conseguenza la disbiosi intestinale di queste intolleranze? È la conseguenza. Certo, è la conseguenza che poi può portare, poi lo vedremo, ho già sbirciato, tolgo una sorpresa ai telespettatori sul nickel, ecco, poi arriviamo al nickel, che quindi uno ha talmente tante intolleranze, talmente, esatto, tanto un intestino inquinato che poi alla fine diventa ipersensibile a qualsiasi alimento, ecco, e poi la vita è veramente complessa. Certo. Se noi invece, ripeto, lavoriamo bene su alcuni alimenti, li abbiamo individuati e li trattiamo come se fossimo allergici, ecco, questo molti nel nostro campo fanno un po' di, magari vogliono anche un po' aiutare il paziente, perché togliersi il latte del tutto, mi rendo conto che non è molto facile, è una rivoluzione, no? Allora,
pietosamente magari si convincere, ma prenda questo alimento che è privo di lattosio, prenda un enzima. Ecco, il medico pietoso porta la ferita in gangrena. Ecco, se io ho un'intolleranza, devo imparare che esiste una vita, e anche magari piacevole, senza. Anzi diventa molto più piacevole, certo, se io riesco a rivoluzionare, diciamo, un pochettino il mio modo di mangiare. C'è altro, poi non è solo l'alimento di per sé, come viene cucinato, come lo proponiamo, è il modo con cui lo mangiamo, è il contesto in cui mangiamo. Quindi poi dopo vedremo altre tematiche dell'intestino che viene chiamato il secondo cervello. In realtà è il primo cervello, secondo me, certo. Perché è lì che abbiamo il contatto con la verità e con la prima verità, perché noi ci nutriamo, il primo contatto è il nutrimento della madre e il primo contatto è con l'intestino, quindi è lì che si gioca subito la carta della salute. Ecco, torneremo infatti a parlare. Sì. Posso aggiungere così una riflessione sulla tua domanda, quindi intolleranza, causa o conseguenza? Se noi andiamo a spostare proprio l'attenzione dal cibo alla causa per cui questo cibo diventa intollerante, dobbiamo pensare alla tolleranza del nostro corpo verso l'esterno. Quindi la domanda ha una risposta duplice, cioè l'intolleranza, cioè un cibo che non è più adatto a noi, mi va ad alterare una flora batterica, mi va a dare una stimolazione immunitaria intestinale, quindi un'infiammazione dell'intestino, che poi mi dà tutta una serie di problematiche. Quindi il cibo come causa di intolleranza. Ma se noi andiamo sempre a valutare questo fenomeno da un altro punto di vista, qualsiasi stress mi può portare una disbiosi, quindi esatto, un'alterazione nei miei processi di assorbimento, piuttosto che un'alterazione della flora batterica, e quindi la disbiosi diventa fonte di intolleranza, perché quel cibo che fino a ieri riuscivo a metabolizzare non viene più metabolizzato nella maniera corretta, quindi tutto questo mi va a dare un'infiammazione intestinale, che è quella la vera causa di intolleranza, che fa sì che essendo l'intestino una membrana come la pelle che serve a difenderci dall'ambiente esterno, nel momento in cui questa membrana è infiammata, più sostanze nocive, esatto, possono entrare nel nostro sistema e quindi da lì dare un problema di gonfiore, di mal di pancia, di colite. Anche la stipsi stessa, certo, ha un'origine a livello di alterazione della flora intestinale, e poi da lì propagarsi in altre sedi, perché il sistema si parla, quindi un evento che avviene in una parte del corpo non rimane circoscritto, ma il corpo si parla, i vari sistemi sono sempre in comunicazione tra di loro, quindi dove va a manifestarsi il sintomo? Nel locus minoris resistentiae, cioè in quella parte del corpo che geneticamente o per vari motivi diventa più debole, e quindi si manifesta un sintomo che apparentemente con l'intestino sembra non aver ruolo, ma in realtà io sostengo che ormai non c'è tutto più parte da lì, e non solo io. Ecco, non ci sono studi, più organi che non hanno, esatto, collegamento. Torneremo quindi a parlare delle diverse intolleranze e come affrontarle subito dopo il momento di pubblicità. Bentornati in studio, riprendiamo la nostra conversazione sulle intolleranze, sull'intestino in modo particolare. E dottoressa Giacosa, volevo parlare e approfondire con lei uno dei tanti disturbi intestinali spesso correlati anche alle intolleranze alimentari, che colpiscono soprattutto il mondo femminile, poi anche maschile, ma il femminile è tantissimo latente, che è la candida, no? La candida, che spesso il sovente poi nasconde problemi o può essere causa di problemi ben più grandi. Come è correlata con, ad esempio, un'intolleranza alimentare, e come comportarsi di conseguenza? Ok, sì. Per ritornare al discorso della disbiosi, quindi un cibo verso cui noi non siamo tolleranti mi va a alterare tutto l'ambiente intestinale.
In questo ambiente intestinale abbiamo un vero e proprio organo in più, che è quello della flora batterica, chiamato microbiota. Quindi è un insieme di batteri benefici che hanno tantissime funzioni importanti per il mantenimento della salute. Quindi ci sono batteri che ci aiutano nella digestione di alcuni cibi, batteri che producono, che trasformano gli amminoacidi in neurotrasmettitori. Noi sappiamo che per quanto riguarda ad esempio la serotonina, il maggior produttore di serotonina nel corpo, che è proprio quel neurotrasmettitore che regola l'umore, prodotto dall'intestino, e sappiamo che ci sono batteri in grado di trasformare prodotti dell'alimentazione in neurotrasmettitori, per esempio appunto la serotonina. Quindi hanno veramente tantissimi compiti, hanno un compito immunitario, quindi di sorveglianza rispetto a ciò che noi introduciamo. Quindi diciamo che dato che il corpo è intelligente, mira al risparmio energetico, ogni volta che noi introduciamo del cibo che non è self, che è un alimento estraneo, non si attiva il nostro sistema immunitario, ma il nostro sistema immunitario delega ai batteri il ruolo di attivarlo se loro riconoscono un alimento che è estraneo o meno. Quindi hanno anche un compito di sorveglianza immunologica e hanno anche un ruolo di sorveglianza immunologica tra di loro. Quindi noi dobbiamo pensare come ha una grandissima famiglia che sta in un equilibrio e l'uno controlla la crescita e la proliferazione dell'altro. Quindi in un momento in cui, ad esempio anche a seguito di intolleranze alimentari, questo equilibrio viene persa anche la regolazione nei confronti di alcuni batteri che, se crescono in maniera maggiore rispetto agli altri, possono portare a delle problematiche, e la candida è uno di questi. La candida non è un elemento estraneo al nostro corpo, nel nostro corpo vive la candida, ha delle funzioni anche importanti nello smaltimento di alcuni tipi di tossine, in particolare dei metalli pesanti, quindi ha proprio un compito funzionale. Il problema avviene quando viene regolata, quando è troppa o quando inizia ad alterarsi, e quindi tramite poi l'infiammazione intestinale che allenta la struttura della membrana intestinale può migrare anche in altri distretti, quali ad esempio il distretto vaginale, quindi le candide vaginali che spesso ci si ostina a trattare localmente o con antimicotici orali. In realtà il modo per andare a risolvere questa patologia, di nuovo, non può prescindere da un'alimentazione più funzionale e da una disinfiammazione del tratto intestinale. Questo perché? Perché oltre alle intolleranze alimentari che possono fomentare una candidosi, ci sono anche dei cibi che vanno a nutrire la candida. Quindi non solo andare a valutare quali possono essere le intolleranze che sono un fattore di disturbo, ma anche diminuire i cibi lievitati, gli zuccheri di cui la candida è ghiotta. Ci sono degli studi che dimostrano come anche gli acidi grassi saturi sono una concausa della proliferazione della candida. Perché? Perché tramite un meccanismo di membrana fanno sì che lo zucchero non venga introiettato nelle cellule, quindi rimane più zucchero in circolo. Quindi deve essere fatto proprio un approccio alimentare specifico, di nuovo, personalizzato. È personalizzato. Il fai da te può arrivare fino a un certo punto, anche se l'informazione oggi è tanta, però un esperto che sappia inquadrare il caso e valutare a 360 gradi l'alimentazione, che è composta di tanti fattori, e soprattutto andare alla radice, che è la disbiosi, e quindi andare a risanare quella permeabilità intestinale che è causa di tantissimi problemi, diventa fondamentale. Certo. Anche perché poi l'intolleranza alimentare mi fa entrare in un circolo vizioso in cui si assiste anche a un indebolimento del sistema immunitario, e quindi sarebbe utile anche andare a sostenere il sistema immunitario con delle specifiche preparazioni fitoterapiche piuttosto che omotossicologiche, piuttosto che omeopatiche, che vanno a riattivare, soprattutto in una patologia cronica, quella reattività che il corpo
ha perduto, e allora lì sì vai a fare un lavoro di recupero e di guarigione reale e non poi a assistere alle continue recidive, certo, che sono ormai il pane quotidiano. Certo. Ecco, tu Calcaterra, nell'entrare adesso nello specifico di quelle che sono le intolleranze più comuni, ne prendiamo quelle più comuni, di solito, beh, le lascio dire a lei quali sono quelle più... Dovremmo partire, io credo che una riflessione sul latte sia doverosa, forse io credo che è la cosa centrale. L'umanità, tranne poche eccezioni, debba fare un po' i confronti con il latte, non il latte della nostra mamma chiaramente, che è unico, che è ripetibile, che è di per sé completo, è l'uso del latte animale che mal si sposa con il nostro sistema immunitario, con la nostra essenza, quindi al di là della lattasi che dopo i 3 anni mediamente perdiamo e che quindi diventa il latte un alimento totalmente indigeribile, non possiamo più scindere il lattosio e quindi c'è una fermentazione. Andiamo a pensare invece alla quantità, soprattutto nei derivati, di presenza di caseina, che è la proteina più teratogena che c'è. Ci sono studi che dimostrano, insomma, che supplementando in caseina l'alimentazione di topi da esperimento, in breve tempo si arriva al tumore del fegato che regredisce nel momento in cui questa supplementazione viene ridotta, viene addirittura tolta. E pensiamo poi anche al significato proprio intrinseco del latte come alimento di crescita, cioè cos'è che fa crescere un piccolino con il latte della propria madre, da 2 arrivi fino a 10-12 kg, no? È un alimento molto povero, perché è pochissimo ricco di proteine, contiene zucchero, acqua, sali minerali e ormoni, che sono ormoni di crescita, growing factors, che sono specie relati e che quindi non sono proprio di noi umani, che dopo i 3 anni, una volta cresciuti, siamo svezzati, ecco. In natura ogni animale si svezza, finito lo svezzamento smette di bere latte. Ecco, noi non riusciamo mai a fare questo svezzamento totale, andiamo a prendere un latte che è troppo ricco di ormoni, di fattori di crescita che non ci appartengono. Una mucca arriva a 300 kg, non a 80, 70, 60. Certo. Poi c'è da pensare anche, ahimè questa è una triste riflessione, cosa contiene il latte, i derivati del latte oggi. Certo. Perché i latte derivati sono in realtà frutto di un allevamento intensivo e che quindi ci riportano tutto ciò che gli animali che hanno prodotto questo nobile alimento hanno dovuto nella loro vita subire. Quindi parlo di ormoni, di antibiotici che vengono normalmente e regolarmente somministrati per il loro benessere, per far sì che siano poi animali da commercializzare una volta che sono stati poi processati. Ecco, ma quando si parla ad esempio di intolleranza al latte, se uno poi va a chiedere le intolleranze, fanno solo intolleranza al lattosio, se non sbaglio. È quello il problema. Si limita qui. Perché ci sono anche in commercio formaggi privati, esatto, del lattosio, ma non ci porta da nessuna parte, sono delle scorciatoie, perché poi, ripeto, non è solo il latte, il lattosio di per sé, è proprio l'alimento latte. Ecco, cambiare il latte però vuol dire veramente fare una specie di rivoluzione, no? Perché è lo svezzarsi e quindi simbolicamente anche rinunciare a un qualcosa che è il comfort, che quanti di noi, magari alla sera dopo una giornata, il bicchiere di latte, il biscotto come quando eravamo bambini, no? È un ritorno alla propria madre, alla fase della sicurezza. Ecco, togliersi il latte, i derivati del latte vuol dire prendersi anche delle responsabilità ed è anche, è bellissimo perché, vede, io sono convinto, no, che se uno sa, il problema è la conoscenza, no? Quindi portare più persone al sapere. Poi c'è la scelta, quindi se però io so posso scegliere, ecco, e nel momento in cui scelgo, ogni volta che apro la bocca e introduco un alimento, scelgo chi voglio essere. E quindi diventa una libera scelta della propria natura, quindi andiamo a rispettare magari meglio il nostro corpo e abbiamo a disposizione uno strumento che è l'ascoltarci e fare un qualcosa veramente per noi. Io divento ciò che mangerò, non sono solo ciò che ho mangiato. Fra 7 anni non avrò una cellula di oggi
Quindi se io oggi tiro una riga e cambio alimentazione, sarò altro. Forse sarò me stesso, adesso più faccio, me stesso di prima. Adesso faccio l'avvocato del diavolo, che poi sì, è quello che si dice sempre, certo, anche fuori. Ma devo togliere il latte anche se non mi dà fastidio, cioè se apparentemente berlo o quel assumerlo meccanismo a me che le non dà dicevo prima fastidio. È solo una specie di, vede, l'intolleranza è una specie di miasma, è strisciante, non ce ne accorgiamo, sono piccoli grandi sintomi, i conti alla fine però li facciamo. E tante volte l'uso anche che facciamo dei farmaci ci fa perdere di vista il nostro malessere. Ecco, quindi davanti a una cefalea che diventa sempre più ingravescente, ma ci sono tanti farmaci, allora non me ne accorgo, è difficile che metti in relazione la mia cefalea con il latte. Chiaro. E quindi poi se invece andiamo a affrontare in un momento ben preciso come stiamo e facciamo un punto, una riflessione e scopriamo, guarda caso, che il latte è con causa, lo comincio a togliere e clamorosamente sto meglio. Ecco, quindi perché spesso il latte è intestino, è logico, esatto, cioè il latte, vuol dire, c'è la reazione acuta che tutti conosciamo, paradosso, nei bambini la reazione è contraria, parliamo prima di stitichezza, tante stitichezze dei bambini sono relate all'intolleranza al latte, no? Quindi la funzione dell'intestino è regolata nel bene e nel male, chiamiamolo così, è un termine improprio, comunque dall'intolleranza e soprattutto il latte. E quindi è, insomma, una mamma che sta, un pediatra che è attento, magari può anche cominciare, al di là di fare il test o meno, ma io vedo ci sono sempre più pediatri che cominciano a porsi delle domande, ma questo bambino che ha la bronchite cronica, esatto, che ha raffreddore perenne, proviamo a togliere il latte per qualche mese, clamorosamente sta molto meglio. Allora, sì, ecco, con le malattie, poi dopo infatti bisogna avere il coraggio di dire non lo prendiamo più. Perché spesso poi uno sta meglio e si dimentica, perché poverino, perché come fa, ci sentiamo, non essendo una conoscenza così diffusa, non avendo quindi questa consapevolezza concreta, una mamma si sente anche un po' spaesata, si sente un po' contro, si sente la critica dei propri genitori, delle altre mamme, quindi mi rendo conto che non sia facile. Ma anche l'intolleranza al latte, ad esempio, si sposa molto bene, adesso sì, effettivamente molti più specialisti l'associano ai problemi respiratori, di asme, di allergie, e suggeriscono. Non esistono però, dopo dei test, delle cose che effettivamente, se non la pratica del togli e vedi come stai, sì, che dimostrino che effettivamente il latte dà il fastidio. Beh, ci sono dei test che sono anche abbastanza simili, però siamo sempre lì, è relato soprattutto al lattoglio, il breath test, esatto, no? Da lì non si esce, quindi un breath test negativo e diventa un problema un po' empirico. Io dico sempre, bisogna lavorare anche con la medicina, ma forse un po' con la filosofia. C'è una filosofia dell'alimento anche dietro, c'è un qualcosa che non appartiene solo al dimostrato. Certo. È una consapevolezza, ma tante volte noi ci accorgiamo che mangiamo qualcosa che non è per noi, però non riusciamo poi a confrontarci con questo messaggio che ci dà il corpo. Vede, la malattia, in senso lato, è l'incapacità di accettare per cambiare. Quindi già è difficile accettare, perché accettare vuol dire che tutto quello che fino al giorno prima era perfetto, era confortevole, non va bene. Poi c'è il cambiamento, ancora più difficile il cambiare, perché vuol dire trasformarsi, vuol dire rinunciare. Cambiare vuol dire perdere una parte con noi, nessuno ci ha regalato nulla nella vita, e quindi anche lasciare indietro qualcosa che abbiamo conquistato non è facile. Ecco, però la malattia è quello, dove non c'è la consapevolezza arriva la malattia. Però arriva anche la medicina, un certo tipo di medicina, che cura, perfetto, mi va benissimo, però curare senza capire il perché ci sia il bisogno della malattia è un'occasione sprecata. Certo. Perché se uno ha una polmonite deve fare la terapia antibiotica. Certo. Forse con l'antibiotico di ultima generazione, in sì, modo che la risolva quanto prima. Ma se non ha capito perché, il perché ha avuto una polmonite, ha perso una grande occasione di conoscenza e di possibilità di cambiare, perché poi se cambi non ti verrà più. Certo. Se invece tu la curi, giustamente, ma non fai un cambio, non hai cambiato abitudini, proprio non solo alimentari, ma proprio igieniche, cioè uno che ha una broncopolmonite e continua a fumare, ok, la broncopneumatia cronica
è il biglietto che tu hai già staccato, un tuo problema, ecco. Pardon, è un problema di tutti noi, perché poi il non dare questa informazione permette a questo tipo di malattie di essere sempre più diffusa e di costare a livello sociale. Perché io parlo spesso di religione e di politica, noi abbiamo il diritto alla salute ed è sancito, del dovere alla salute non se ne parla. Ecco, invece sono due, non sono antitesi. Sì, io ho il diritto, ma devo fare qualcosa per me. E non posso delegare a un farmaco, un medico, il mio benessere. Ecco, parlando sempre di intolleranze al latte e quindi di problemi nel prendere il latte, quali sono i sintomi che magari a mal di pancia ci pensiamo tutti, però magari non sempre si pensa che questo sintomo potrebbe tranquillamente magari trovare soluzione o quantomeno un po' di rimedio con il latte. Sintomi più comuni, non associati. Ormai l'asma l'hanno capita anche gli allergologi. Cioè associati al latte? Al latte, alcuni. Alcuni. Parlo io? Sì, dopo. No, beh, alla fine, io dico che forse ogni sintomo, quasi ogni patologia, io devo partire dal latte per una cefalea, una dermatite, una colite, o un problema cronico dell'apparato respiratorio, un problema di circolazione, un problema di energia, di stanchezza cronica. Ecco, lo stesso alimento è causa di sintomi così diversi. Lì è quello che la nostra collega amica ha già accennato, è che c'è poi un'altra parte bellissima, ed è lì dove è bello fare il medico, che è la parte neuroendocrina, cioè il significato che l'organo, che noi chiamiamo organo, riveste nella malattia. Quindi è come se il substrato biochimico scegliesse un organo, perché quell'organo è in grado di raccontarci la verità. Ogni organo nasce almeno 30.000 cellule neuronali, identiche a quelle del cervello, che comunicano con il cervello e gli altri organi attraverso la secrezione di neurotrasmettitori ormonali. Ogni volta che un organo sta male, mi sta raccontando. Però ecco, se io prendo un farmaco, spesso lo rendo muto. Se lo tolgo chirurgicamente, a volte arriviamo anche a quello, poi non mai più parlerà il cervello. Che in realtà dovremmo riuscire a capire cosa questo organo, attraverso quello che chiamiamo malattia, ci sta raccontando. E a volte è un organo che si sacrifica, perché noi abbiamo 5 sistemi di difesa. Sono il fegato, che è quello che più amo, l'intestino di cui stiamo trattando, il polmone, la parte respiratoria, abbiamo la pelle e la parte renale. Ora, ogni volta che un sistema è in tilt, in realtà è un sistema che si sta sacrificando per gli altri. Se la pelle dà dei segnali, una dermatite, una psoriasi, sta aiutando il fegato. La pelle è il sistema che aiuta il fegato. Quindi, se io devo lavorare su questa pelle che è in crisi, no? Questo emuntorio così importante, devo aiutare gli altri emuntori. Però, tornando a quello che dicevo prima, purtroppo noi dermatologi, perché facciamo tutto, no? Chiaramente, se usiamo la medicina tradizionale, abbiamo un'unica grande arma, che è il cortisone. Però davanti a una patologia cronica della pelle devo usare il cortisone. Cosa faccio? Queste tossine che il fegato non è in grado di eliminare e che ha trasferito sulla pelle vengono rimandate indietro. Il fegato chiaramente non è in grado di riprendersi. Quale sarà l'organo che viene scelto? Perché c'è l'altro sistema, è il digerente, per cui mi viene la gastrite. Certo. Nessun problema, ci sono gli inibitori di pompa. Prenderò l'inibitore di pompa. Ma allora questa tossina che sceglieva la pelle, che ha scelto lo stomaco e che il fegato non vuole più accettare, cosa sceglierà? Il sistema cardiocircolatorio. Quindi mi si alzerà la pressione, verrà una cardiopatia. Certo, quindi non è che quel cortisone però guarda caso, quando prendi il cortisone spesso hai il mal di stomaco, spesso dopo un po' ti si alza la pressione, quindi non è di per sé il farmaco dannoso. Ah, il complesso. È il non aver accettato o pensato o riflettuto che erano le vie biliari del tuo organismo che avevano bisogno di un aiuto. Si è centrato l'organo, chiaro. Ecco, dottoressa Giacosa, viene da pensare, sentendo tutte queste problematiche, ma è davvero sufficiente a volte togliere un alimento per stare bene, chiamiamo questa dieta
viene chiamata brutta dieta di privazione di quel singolo alimento, funziona semplicemente togliendolo oppure c'è da fare qualcosa di più? Perché molto spesso sappiamo che anche dopo magari un anno, due anni di dieta di privazione di quell'alimento, i sintomi poi ritornano magari raddoppiati in altri alimenti che sono presentati. Cosa bisogna fare allora? Sì. Beh, è sicuramente quello di avere un approccio integrato, quindi non vedere l'intolleranza ma vedere la persona, quindi andare a capire qual è il motivo reale del disturbo. L'alimentazione è sicuramente la prima cosa, ma magari quella persona ha una difficoltà nell'accettare una situazione, ha una difficoltà magari di relazione, non fa magari un lavoro che le piace, quindi tutto questo mi può mantenere attivo, come dire, una specie di spina immunitaria, certo, che poi dopo si tramuta in un sintomo. È molto importante anche valutare, fare una buona anamnesi, anche farmacologica. Spesso sempre più le persone hanno problemi digestivi che arrivano, come diceva il collega, da tutta una serie di fattori e soprattutto magari vanno a sopprimere dei sintomi che poi dopo vanno a ripercuotersi su altri organi. Quindi molto spesso arrivano con gastroprotettori e se noi pensiamo all'intolleranza come un problema di infiammazione intestinale, se la persona assume un gastroprotettore, già a monte il processo digestivo viene alterato. Perché? Cioè, perché va a modificarsi tutto un processo estremamente correlato e relato, e ogni passaggio deve essere fatto per far sì che nell'intestino arrivi un cibo che è digerito e quindi una parte proteica che non mi vada a immunostimolare. Quindi se la persona continua a non trattare la gastrite o il mal di pancia, a prendere gastroprotettori, magari noi l'aiutiamo in quel momento, ma dopo 2, 3, 4 mesi riparte con altri sintomi. Un'altra cosa che non teniamo mai in considerazione è anche la masticazione, perché comunque il cibo, se noi non lo mastichiamo correttamente, arriva già meno digerito a livello dello stomaco e ancor più meno digerito a livello intestinale. Quindi è un'educazione anche da fare a monte. Per quanto riguarda cosa fare con l'alimento, ci sono diverse teorie. Molti dicono di assumere ogni 3 giorni l'alimento per mantenere, per andare a stimolare quella che è la tolleranza. Io, come il dottore ha accennato prima, la tratto come se fosse un'allergia, perché se comunque quella è una spina che tutti i giorni o magari ogni 3 giorni introduco nel mio corpo, è quella spina che ogni 3 giorni mi va a far partire il sistema in un certo modo. Per cui l'obiettivo è cercare di sfiammare l'intestino e diminuire la reattività immunitaria il più velocemente possibile, e questo lo posso fare diminuendo gli stimoli di infiammazione, quindi gli stimoli alimentari un po' a 360 gradi, che come abbiamo visto non è solo l'alimento verso cui risulto intollerante, ma può essere anche un alimento che mi va a infiammare di più la mucosa, come il latte per esempio, come il latte, oppure magari i lieviti alimentari, quindi il lievito di birra, che mi va a dare una stimolazione su quella che è la mia parte micotica, su quella che è la mia parte degli lieviti intestinali che mi danno il gonfiore. Quindi cerchiamo di andare a mettere un po' a riposo l'intestino con una serie di, non li chiamerei restrizioni, ma li chiamerei cambiamenti, perché poi ci sono tantissimi cibi sostitutivi che sono buonissimi. E di nuovo ritorniamo anche al discorso della scelta, cioè il vivere magari un periodo di cambiamento alimentare come una scelta. Quindi è importante informare il paziente, la persona, del perché sono state prese alcune scelte alimentari, perché nel momento in cui lui capisce, allora si sentirà libero di scegliere ogni momento. Ok, il latte ho capito che mi dà una stimolazione di un certo tipo, bene, cosa faccio? Lo mangio oppure non lo mangio in questo periodo dove devo andare a fare una rieducazione del mio intestino? E questa secondo me è una è di grande importanza nel motivare le persone a cambiare l'alimentazione, perché spesso si sentono private. Oddio, dottoressa, ho sgarrato, la sua dieta è troppo difficile, non ce la faccio.
Non è difficile, se uno impara a viverla come una scelta e non come un'imposizione, perché ognuno è libero in ogni momento poi di mangiare una cosa o un'altra. Ad esempio faccio sempre l'esempio, tornando alla domanda, faccio sempre l'esempio di qualcuno che magari è intollerante, si scopre questo alimento, non so, parliamo di pomodori, parliamo di quelli più comuni, insomma, e dopo negli anni se l'è tolto perché non vuole prenderlo, ma negli anni scopre che poi a questo si aggiunge il suo compagno e via dicendo. Quindi il quadro continua a peggiorare nonostante è stato tolto apparentemente l'alimento che l'ha generato. Perché questo si genera e che cosa si può fare in realtà per evitare che questo avvenga? Allora, questo avviene perché si rimane su un livello superficiale, quindi perché si rimane sempre alla questione che l'alimento è la causa di tutto. Quindi nel momento in cui io tolgo solo l'alimento, ma non vado a fare una medicina di terreno, una medicina che mi va a riequilibrare l'ambiente, non solo intestinale, perché come abbiamo visto le cause possono scatenarsi anche su altri organi, quindi se io non vado a riequilibrare quello, quindi se io non mantengo il mio intestino disinfiammato, il mio intestino efficiente, non mi occupo della mia flora batterica, non vado, quello che io consiglio molto spesso è di fare un mantenimento, quindi andare ciclicamente a stimolare le nostre funzioni di eliminazione. Perché? Perché se io mantengo gli organi efficienti, quindi un fegato che mi va a smaltire le mie tossine nella maniera corretta, un sistema renale che funziona bene, faccio attività fisica che è un altro importante ruolo nello smaltimento delle tossine, mantengo il mio intestino sano, allora avrò meno rischi di ricadute. Perché? Perché quello che la gente, che insomma molti non comprendono, è che non mi basta fare una cosa oggi per avere la salute tutta la vita, ma la salute è un processo che va coltivato, che va vissuto ogni giorno. Quindi il mio sistema di per sé va già a produrre tossine tutti i giorni, perché i miei processi metabolici danno degli scarti. La stessa cellula mangia, quindi assume dei nutrienti, li processa e poi cosa fa? Elimina. Quindi tutti i giorni noi produciamo delle scorie. A queste scorie possono aggiungersi delle scorie ambientali, che quando diventano troppe il mio sistema non riesce più a smaltire. Quindi la vera prevenzione è tenere in ordine a livello alimentare, ma anche l'ambiente interno, quindi ciclicamente andare a sfiammare, ciclicamente assumere delle sostanze che mi drenano il fegato e quindi me lo fanno funzionare meglio, fare dei cicli di prevenzione che magari sono 3-4 volte all'anno, ma questo mi aiuta a tenere il mio sistema il più in ordine possibile. Questo è quello che io suggerisco. Ecco, giusto per chiudere questa seconda parte, prima della pubblicità, ha senso, dottor Cacatera, fare questi test, chiamiamoli test, o comunque sì, questi esami di allergie, prima di aver disinfiammato un organismo, ad esempio? Certo, è un punto di partenza, è il punto zero. Da qui parto con quello che ha detto lei, un progetto, di avere un progetto di salute. È come un edificio, io scelgo il materiale, però ogni anno devo fare una revisione della caldaia, devo vedere il tetto se funziona, perché invecchiamo, ci sono i processi di degradazione, è vero che ci riformiamo, però insomma noi moriamo vivendo, no? Certo. Chiaramente. Però ecco, se ho un progetto di salute, è un progetto che deve essere sempre più, secondo me, alto. Sempre più, però è aderire a un progetto, lì è il segreto, per esempio, di, non abbiamo detto prima anche il discorso dell'intolleranza intestino e formazioni di grasso, quindi il sovrappeso, no? Certo. Il fegato che si difende da questa intossicazione formando adipociti. Anche lì, quindi, se io non ho un progetto per dimagrire e faccio solo una dieta, non arrivo da nessuna parte. Perché la dieta è fine a se stessa, milioni di diete le persone sono, anzi, l'obesità infantile, in Italia siamo i primi in Europa addirittura. Esatto. No? Ecco, quindi se io capisco e parto da delle basi solide dell'alimento e poi c'è un discorso di fisicità, di allenamento, di prendersi cura del sé, allora riuscirò a perdere il grasso. Chiaro. Anche perché poi userò dei rimedi, li conosciamo bene, che aiutano a disintossicare questo fegato, quindi a
a svuotare questi adipociti in modo che la cellula staminale ricominci a formare epatociti, perché noi ingrassiamo perché la cellula staminale è obbligata a fare adipociti perché gli epatociti non servono, non possiamo avere un fegato così grande, dobbiamo contenere i danni formando adipociti. Se però io mi disintossico e cambio, la mia cellula staminale comincerà a fare epatociti, se mi muovo un muscolo, se faccio funzionare un po' il cervello, ma è difficile, un po' di neuroni, però cambio, quello che dicevo, fra 7 anni avrò un corpo, una mente che è completamente diversa da adesso. Sto pensando anche perché a volte si dice che uno è dimagrito perché ha trovato l'intolleranza alimentare. Da lì si parte, certo, sono quelli gli alimenti che ti fanno, non è il cibo di per sé, non è la quantità, lo è sicuramente la qualità. E alcuni alimenti ben precisi. Questo è importante per chi ha anche dei disturbi comportamentali verso il cibo. Quindi alcuni alimenti, anche in piccola quantità, ti procureranno dei danni. Di altri, ne puoi mangiare quanto ne vuoi, quando ne vuoi non succederà nulla. Anzi, sono già l'inizio della cura. Che ci possiamo curare e dimagrire anche mangiando alcuni alimenti invece che altri. Bene, continueremo a parlare ancora di intolleranze, di gluten sensitivity e di intolleranze al niche subito dopo lo stacco pubblicitario. Bentornati in studio con noi, si parla questa sera di intolleranze di alimenti, sindrome intestinale. Ci siamo salutati prima dello stacco pubblicitario, dottoressa Giacosa, si parlava di difficoltà di perdere peso, o meglio, di chi ha acquisito peso, e quindi l'importanza anche del grasso è visto come a volte una salvaguardia, però non del tutto salutare. Voleva aggiungere qualche cosa a questo riguardo? Sì, sempre riguardo intolleranze e grasso. E se noi iniziamo a pensare al grasso non solo più come un problema estetico o un problema di tipo alimentare, quindi introduco troppi grassi che mi fanno ingrassare, ma iniziamo a vederlo in un'altra ottica, capiamo che il grasso è fonte di infiammazione e più c'è infiammazione nel corpo, più il nostro corpo si difende immagazzinando sostanze infiammatorie e tossine. Dove? In tessuti che apparentemente non danno problemi nel momento in cui hanno un sovraccarico, quindi dove? Nel grasso. Quindi molto spesso c'è una difficoltà di perdita di peso dovuto proprio al fatto che il corpo si protegge, capisce che non può andare a rilasciare tossine perché non è in grado di smaltirle e quindi crea proprio un blocco nel dimagrimento. Quindi questo è un punto molto importante che viene tenuto molto poco in considerazione. Quindi in questo caso cosa bisognerebbe fare? Sì, sempre legato a questo, l'organo metabolico preposto all'eliminazione delle tossine è anche il fegato. Quindi molto spesso un fegato che è impiegato nel gestire l'infiammazione sistemica non ce la fa a far ripartire il metabolismo. Quindi grasso, infiammazione, tossine e anche sovraccarico epatico. Un altro aspetto è anche il fatto che nei pazienti con obesità, con sovrappeso, è stata selezionata un certo tipo di flora batterica. Quindi ci sono degli studi che dimostrano un cambio della flora batterica, aiutato anche dall'alimentazione, che fa sì che il paziente inizi a dimagrire. Quindi sono molti gli aspetti da tenere in considerazione in una patologia apparentemente solo di tipo estetico, perché il grasso in realtà produce tutta una serie anche di sostanze che sono proinfiammatorie, quindi il grasso stesso mi va a perpetuare una situazione infiammatoria, quindi il fulcro del dimagrimento è il grasso, è proprio la disinfiammazione. Quindi quando io ho un'intolleranza, la identifico e perdo peso, in realtà non è di nuovo il cibo, ma è l'infiammazione da cibo che inizia a diminuire e quindi il corpo può smaltire i depositi in eccesso. Chiaro, molto, molto chiaro. Dottor Calcaterra, abbiamo parlato di intolleranze al latte, abbiamo parlato un po' di diete di privazione, di obesità. Parlerei adesso di quella che è un po' si chiama a volte anche moda,
purtroppo, della celiachia, o quantomeno dell'intolleranza al grano, poi gluten sensitivity, certo. Che è peggio averla piuttosto che la celiachia, sì. Non è di moda, è purtroppo una triste realtà. Io fino a, penso che sia anche la tua esperienza, fino a 10 anni fa, latte era più che altro lieviti, fermenti, il glutine non usciva nei nostri test così facilmente. C'è una specie di esplosione di patologia relata al glutine. Allora, la celiachia è sotto controllo. Io ogni tanto faccio delle conferenze, quindi ho dei dati abbastanza aggiornati. Parlano di 486.000 celiaci in Italia, sottostimati 500.000. 20 milioni di intolleranti al glutine. Che è un numero spaventoso, che è un numero in aumento, perché ci hanno infarinati fin da bambini. In tutti i sensi. Io sono lombardo, mio padre era lombardo, mio nonno pure, sono cresciuti a riso e a polenta in ogni caso, no? Quindi avevano una dieta gluten free naturale di loro. E c'era un glutine che era un glutine, il problema è che la farina di adesso non è la farina di 30 anni fa. È un seme che è stato modificato geneticamente, che il nostro organismo non riconosce in quanto tale e che comunque ha un contatto col nostro sistema immunitario di difesa dell'intestino costante e quotidiano. Vede, lei è mamma, so, di 4 bambine, se lei è una mamma molto attenta, cucina lei, no? Allora al mattino magari fa una tortina, poi per la merenda dà un pacchettino di crackers, non è lei però, come lei. A pranzo ha fatto lei la pasta, che brava mamma, ha cucinato la pasta, poi a merenda un panino con la marmellata, l'abbiamo preso tutti, no? E alla sera un pesciolino, lesso, eccetera, ti do un mezzo panino, perfetto, che brava mamma. Ma quanto glutine ha dato suo figlio? 5 certo. Pasti, 5 volte glutine. E quindi questo contatto continuo con questa sostanza che è allergenica sta creando tutta questa serie di patologie. E come ha accennato lei, è veramente pericoloso, perché chi ha la celiachia si è difeso e si difende e ha quasi un patentino per cui viene riconosciuto e rispettato. Ecco, il gluten sensitivity invece magari è un po' quello che fa il fenomeno, quello che non gli va bene niente, quello che è innamorato di questa moda. In realtà sta soffrendo. Ecco, credo che veramente molte delle patologie, soprattutto dell'apparato gastroenterologico, siano relati, soprattutto le gastriti anche, la parte relata allo stomaco, a un eccesso di glutine. Come trattarlo? Ecco, torniamo lì, all'inizio andrebbe trattato come se fosse una celiachia, cioè dobbiamo fare un lavoro di pulizia, dobbiamo dare una tregua immunitaria, no? Come ahimè si fa in alcune parti del mondo, ecco, e la tregua regge finché non c'è qualcuno che la infrange, quindi dovremmo fare veramente una tregua di 3 mesi, 4 certo. mesi. Poi, non essendoci il problema genetico, diciamo, quindi l'incapacità di leggere la gliadina, c'è la possibilità di occasionalmente magari anche incontrare qualcosa col glutine, per l'amor del cielo, però deve essere occasionale. Cioè se andiamo a trovare la collega Bordighera domenica, un intollerante al glutine, ha lavorato bene, se si mangia la pasta con le vongole, se gli piacciono le vongole, non succede niente. E quanto mangerà da qui a domenica di glutine? Quindi quella volta occasionale, se stiamo bene, però ecco, dovremmo essere arrivati a un buon equilibrio. Un buon equilibrio ci vuole tempo, se noi ci abbiamo messo 40 anni per intossicarci, quanto tempo dovremmo avere a disposizione? E in realtà vogliamo tutto e subito, no? Perché c'è anche chi promette guarigione, anche perché siamo nella società dove io ho a disposizione il medico, l'esame, il farmaco per guarire. Ecco, ma torniamo a quello di prima, se io non cambio, non guarisco, devo avere, e per cambiare devo avere del tempo. Una volta che c'è l'equilibrio, allora alcuni alimenti tipo il latte, no. Perché io vedo tante persone che si sono fissate appunto col glutine e poi continuano a mangiare latte, esatto. E non vanno da nessuna parte, e sono sempre più confusi. Ecco, la confusione, noi partiamo dettando magari dei principi importanti. Atto di fede, chiaramente, però la fiducia bisogna anche conquistarsela, quindi magari col proprio lavoro quotidiano, perché non è che credo che i pazienti cerchino sull'elenco telefonico, no? Quindi il nostro lavoro ogni giorno viene
valutato dai nostri pazienti, quindi c'è la nostra serietà è vera, certo. E siamo testimonianza, no, di quello che diciamo, perché tu non puoi lavorare solamente dicendo bizzarrebbe, lo devi fare. Io personalmente ho fatto anche una scelta vegana da un po' di anni a questa parte, quindi so cosa vuol dire la rinuncia, so cosa vuol dire lottare quotidianamente, certo, contro, e però so anche il beneficio, diceva prima, la serotonina mentale, che anche mi dà il cambio di alimento. Certo. E la lettura anche, perché poi parliamo della parte spirituale se c'è tempo, quindi il cambio di alimentazione ti cambia il livello di neurotrasmettitori, quindi il modo con cui vedi le cose, ma se tu cambi il modo di vedere le cose, vedi altro, o vedi il perché queste cose sono così, quindi rimetti tutte le cose a posto e tutto ha un ordine, eh? Tutto è perfetto, anche la malattia è perfetta a questo punto, se so accettarla. Certo, e se, so capire e se da lì posso iniziare un certo tipo di percorso. Se non lo faccio io, magari chi è di fianco a me, perché tante volte la nostra malattia è lo strumento per altri. Mm, no, quindi grosso lavoro che fa anche Before It. No? Sono persone che hanno sacrificato la loro vita, ma la loro esperienza è a nostra disposizione. Non facciamo il percorso che hanno fatto loro. Chiaro. Ce lo stanno raccontando in tutti i modi. Chiaro. Ecco, tornando sempre appunto anche alla gluten sensitivity, si parlava prima, sì, microfoni chiusi, di che a volte è peggio di avere una celiachia, perché è difficile che ti venga riconosciuta, sia riconoscerla, se non a volte sì, l'occhio nudo, sto bene, sto male mangiando il glutine. Ma è ancora così o qualcosa, visto i grandi numeri che ormai ci sono riconosciuti, si sta cambiando? Cambiando adesso. Siamo nella diagnosi. Sì, no, beh, a livello diagnostico purtroppo la medicina è ferma al test, al prelievo bioptico, perché anche davanti alla positività di di anticorpi, antigliadina, antiendomisio, comunque occorre la verifica bioptica, che caspita, fare la biopsia del tema a un bambino non è così, quindi, e però quindi svela quei 486.000 fino adesso, quindi ha svelato la parte che veramente, diciamo, può farsi riconoscere, tutti gli altri no. E lì abbiamo questi test che noi mettiamo a disposizione, saranno empirici, saranno quello che vuoi, però dopo c'è la risposta del nostro organismo quando c'è questo tipo di lettura. Quindi la proposta, poi mi rendo conto che non sia facile, c'è anche un mercato che si sta un pochettino arricchendo, perché io personalmente propongo anche chi è celiaco di non acquistare prodotti per celiaci, perché anch'io, questa farina non è così sana. No, infatti, anzi, piena di zuccheri, tra l'altro. Certo, prodotti, e predispone a una serie di patologie, è un pro-infiammatorio, lattosi, quindi conosciamo altro. Allora conosciamo le virtù del riso, conosciamo le virtù del miglio, del grano turco, c'è altro. Mi rendo conto che non sia facile, perché c'è un mercato indotto che però non ci porta da nessuna parte. Il problema per cui, io, essendo vegano, ho parecchi pazienti che hanno sposato questa causa, che poi mi vengono a trovare, perché non è che essere vegani vuol dire staccare il biglietto per la salute, perché se io sono vegano e mangio pane, pizza, focaccia e senta tutti i giorni, mi viene il diabete in 3 anni e sono 120 kg. Certo. Quindi il discorso non è tanto una bandiera, sono vegano, sono onnivoro, sono vegetariano, è ciò che mangio, la qualità è ciò che mangio, è qui che bisogna fare un distinguo. Quindi il glutine, l'eccesso di glutine non fa bene a nessuno. Il glutine con moderazione, se sto bene, va bene, ma se ho qualche problemino, se sono intossicato, forse il glutine sarebbe meglio che lo tenessi proprio per l'occasione, o senza incorrere nello trasgredito, non ce l'ho fatta. Certo, una scelta in quel momento scegli. So che mi si gonfierà la pancia, lo so, ecco. Chiaro. So che me la sono procurata, però ne valsa la pena, forse sì, forse no. Ognuno fa quello che può. Certo, ha fatto un po'. Ecco, nel caso anche della gluten sensitivity funziona un po' come la celiachia, giusto per capire, cioè basta toglierlo per stare meglio oppure bisogna fare qualcos'altro, un contorno? Togliere e chiaramente poi cominciamo a stare meglio in generale. Certo. E poi dobbiamo capire cioè il perché è venuto da noi questo paziente, scopriamo che ha questa intolleranza. Allora dobbiamo
come abbiamo detto prima, capire qual è il suo problema, come è messo il suo terreno, fare un cambiamento nel profondo, nella matrice, nel mesenchima, è lì che si gioca tutto, nel non luogo. Io sono innamorato del mesenchima, no? di cui nessuno parla, è il non luogo comune a tutte le cellule, è lì che ci sono gli scambi, che c'è, gli organi si parlano, le cellule si parlano. E quindi è lì che dove c'è l'infiammazione, dove c'è una distorsione del rapporto tra gli ormoni. Ecco, dovremmo lavorare lì, ci si arriva solo attraverso dei rimedi. Ecco, chi poi testa in un certo modo, io sono un kinesiologo, ho scoperto con grande piacere che anche la collega è kinesiologa, quindi ognuno il proprio testa, ecco, riesce poi a trovare, a testare qual è quel rimedio che il paziente richiede per risolvere il proprio problema. E lì è l'unicità del medico e del rapporto col proprio paziente che è unico e che non è riproducibile. Perché lo stesso paziente da me avrà una cura, da lei un'altra, entrambe efficaci per quello che ognuno di noi ci è riuscito a scambiarsi. Certo. Quindi è la stessa patologia. Molto probabilmente avrà beneficio della mia terapia o della sua terapia. Quindi non c'è un protocollo. C'è la capacità di capire, di riuscire a entrare in rapporto col proprio paziente e capire là dove si possa lavorare. Certo, chiaro. Ecco, si è parlato, mi spiace chiudere qui perché dobbiamo parlare, manca poco, chiudiamo di un'altra intolleranza che è molto sentita, sempre sta nascendo sempre di più, o più che altro si vedono sempre di più persone che non sanno neanche più cosa mangiare perché dicono di soffrirne, che è l'intolleranza al nickel. Ma è sempre davvero così, nel senso i numeri sono in aumento, è una sensazione e dopo di fatto è una prima cosa che ti cade sulla testa e non riuscirai mai più a toglierti, non, davvero vedi queste persone magrissime e non riescono più a mangiare, come funziona, come si può uscire da questo circolo vizioso? Sì, di nuovo la sensibilità al nickel come quello di cui abbiamo parlato per tutta la puntata. È un tipo di sensibilità che si instaura nel tempo, quindi il nickel innanzitutto è presente ovunque, quindi in piccole o più grandi percentuali, è presente in quasi tutti i cibi e addirittura può variare nell'ambito dello stesso cibo perché dipende dal terreno in cui questo cibo è stato coltivato, dall'utilizzo o meno di pesticidi, di fertilizzanti, quindi tutte queste tabelle di valori di nickel a mio avviso lasciano un po' il tempo che trovano. In realtà la sensibilità al nickel è di nuovo un campanello che ci segnala che c'è qualcosa che non va nel corpo e quel qualcosa che non va è di nuovo questo sistema immunitario che è iper sollecitato, quindi nel tempo inizia a reagire un po' verso qualsivoglia alimento. E quindi sicuramente è importante capire quali cibi possono dare più o meno fastidio alla persona, nel senso che anche nell'ambito di chi è sensibile al nickel non c'è mai la stessa sensibilità sullo stesso alimento, quindi c'è la persona che ti dà reazione sulle lenticchie, le persone che ti dà reazione di più sulle arachidi, la persona che ti dà reazioni anche con alimenti che contengono poco nickel ma che paiono esacerbare la sintomatologia, come ad esempio il pomodoro. Quindi non c'è una cosa che è per tutti, almeno questo per la mia esperienza, ma penso anche per l'esperienza del collega. Certo. E quindi capire anche che ci possono essere altri cibi che mi danno una reazione simile a quella che mi dà il nickel, come ad esempio i grassi cotti, i grassi idrogenati. In chi ha una sensibilità al nickel sono essi stessi fattori di stimolazione e quindi anche magari una torta fatta in casa dalla mamma con un tipo di grasso che è cotto mi può dare una manifestazione simile a quella di questo elemento.
Quindi di nuovo l'importanza di andare a risensibilizzare, o meglio a desensibilizzare l'organismo, andando a riattivare le vie motoriali, i sistemi di pulizia del nostro corpo, per far sì che il nostro corpo possa iniziare di nuovo a ritollerare questi alimenti. Ma è possibile questo? Ecco, certo. Molti pensano di averlo per sempre. No. Io ho diversi casi, perché poi da noi arrivano sempre un po' i casi disperati, no? Certo. Quindi, dottoressa, lei è la mia ultima spiaggia, le ho provate tutte, quindi arriva chi ha la dermatite, chi arriva con la cefalea, chi arriva con l'allergia, quindi i nostri studi sono uno studio proprio di medicina integrata, perché è l'integrazione di tutto quello che può aiutare la persona a stare in salute. Quindi la malattia ha un'unica origine, che è un'infiammazione cronica, che è un'alterazione del sistema immunitario, che poi va a manifestarsi in alcuni con una sensibilità al nichel, in un altro con un'intolleranza, nell'altro con la cefalea, l'altro avrà la dermatite. Quindi ogni sintomo ha poi di fatto alla base il primum movens. Quindi in realtà quello che devi fare sempre è sempre la stessa cosa. Chi è allergico al nichel, io dico sempre allergico alla vita. Esatto. Cioè è talmente pieno, intossicato che è la vita. Quindi deve ribaltare la propria vita. Ma com'è possibile? Una delle domande che fanno spesso è, essendo allergico al nichel, molti sono gli alimenti che non si possono mangiare, soprattutto del mondo vegetale. Certo. E quindi il più delle volte si dice, no, un'alimentazione vegetale, sbilanciata su vegetale, è più salutare, però per loro sembrerebbe essere quasi il contrario, no? Nel senso, come si trova il giusto connubio per queste persone? Allora, posso portare sempre la mia testimonianza, che essendo anch'io vegana da anni, come per il collega, nel mio studio tantissime persone arrivano che hanno fatto questa scelta alimentare, anche magari chi ha delle sensibilità al nichel. La scelta vegana o vegetariana è assolutamente, quella vegetariana diciamo un po' meno per la questione del latte, però la scelta vegana è assolutamente compatibile con questo tipo di problematica. Ovviamente all'inizio devi stare più attento a degli alimenti che comunque hanno una quantità di nichel maggiore, quindi le lenticchie, i piselli, gli spinaci, per cui alcuni alimenti sono da evitare. Devi andare a sfiammare, quindi con degli appropriati drenaggi, oppure io utilizzo anche delle sostanze che mi aiutano proprio a ripulire a livello proprio interno, oppure l'idrocolonterapia, che è una terapia che io utilizzo quotidianamente nella mia pratica clinica, e sono delle pratiche che mi vanno a diminuire la carica infiammatoria generale del corpo. Quindi, diminuendo la carica generale del corpo, il corpo riesce a gestire meglio delle sostanze verso cui invece reagisce. Quindi nel momento in cui tu abbassi la carica e inizi a creare un ambiente più pulito, che funziona meglio, in cui lo spazio, anch'io sono innamorata di questo spazio extracellulare, questa matrice dove si gioca il ruolo tra la salute e la malattia. Io penso che ci siano proprio dei luoghi come la matrice, ma anche l'intestino. Questi sono un po' il fulcro del mantenimento della salute. L'anima. Secondo me sì. È nascosta lì. Dove tutto è possibile, c'è la libera determinazione della scelta, quindi il libero arbitrio. Passare una cosa piuttosto che l'altra. Quindi riuscire a sfiammare, si diceva, no? Riuscire a... Esatto. E poi il corpo è in grado di autoguarirsi. Cioè, quello che vorrei anche far passare, certo, è che alla fine nessuno guarisce nessuno. Io non guarisco nessuno, il collega non guarisce nessuno, ma quello che si può fare è mettere la persona nelle condizioni migliori di, perché come ha creato l'intolleranza, come ha creato la sensibilità, come ha creato la patologia, è il sistema immunitario che l'ha fatto, e come l'ha fatto, lui è in grado di andare a disfarlo e a riequilibrarsi, perché non possiamo avere la presunzione di riuscire a controllare e a influenzare con un farmaco o con più farmaci quell'enzima piuttosto che quella reazione chimica. È un'utopia, nessun farmaco riuscirà mai a farlo, ma quello che si può fare è mettere il corpo
con l'alimentazione, con uno stile di vita più congruo, con dei rimedi che mi favoriscono le funzioni interne, allora lì lui può determinare il suo stato di salute ed è quello il segreto del mantenere il corpo sano e anche di ritornare indietro rispetto a delle patologie apparentemente croniche, apparentemente per cui non ci sono vie d'uscita. Ci sono cefalee croniche, coliti croniche, allergie di anni, anni, anni che nel giro di, ovviamente, richiede non tempo, infatti, una settimana, ma nell'arco di qualche mese o magari un anno, ritrovano un loro equilibrio che esatto. deve essere mantenuto, perché altrimenti se uno ritorna ad avere degli stili di vita antecedenti al cambiamento, ritornerà nella stessa condizione. Quindi, come diceva Einstein, per fare qualcosa di diverso devi cambiare, per ottenere una salute diversa devi cambiare e mantenere. Certo. Quindi dieta anche come stile di vita, dieta non quella dei 2 mesi o quella dei 3 mesi per dimagrire o per... No, stile di vita che mantieni nel tempo. Poi se ogni tanto ti mangi gli spaghetti la nuova vita. Con la vongola, va bene. Con la vongola va bene, ma è una volta siamo in chiusura, però, dottor Cacaterra, mi piaceva con lei commentare questo. Sentendovi adesso si capisce che c'è un organismo che cerca appunto la salute, ci prova a lavorarci in ogni modo, a volte la malattia è solo una voce che ti dice guarda che sto male. Ecco, però per guarire così a volte ci vuole tempo, no? Cioè, l'abbiamo parlato, ci vuole guarire, quantomeno stare meglio, ci vuole tempo, sempre si può avere questo tempo. In che senso? Sempre. Nel senso che a volte si può stare davvero poco bene e quindi c'è necessità di velocizzare la situazione. Certo. Capita e come fare? Ripeto, è un percorso che si fa assieme, no? Quindi il cambiamento che viene imposto è un cambiamento che forse è già stato vissuto anche da chi fa terapia. Certo. E non abbiamo avuto tempo... però è la parte ancora più importante, parliamo proprio di intestino, secondo cervello, psiche, ecco, quindi bisogna interferire e riuscire a comprendere il significato profondo della malattia. Quando parlavo prima di non accettazione, la non accettazione di alcuni eventi della nostra malattia, quindi bisogna fare un percorso che non è analitico, o forse di più, cioè quindi comprendere il perché abbiamo instaurato questo percorso che è anche sofferenza, che è la incapacità di accettare alcune cose della nostra vita, il dolore della nostra vita, no? che diventa una cicatrice emozionale, ma dove nelle aree associative del cervello, quindi noi abbiamo uno stress quotidiano che è indotto per non soffrire di ciò che già abbiamo avuto. Allora bisogna comprendere, al di là dell'alimento, del comportamento, cosa ci è successo nella vita. Arrivare a un'accettazione profonda di ciò che è successo, perché è successo, non c'è più. Noi viviamo nel passato che non esiste, c'è oggi. Oggi è il giorno, e però ho le cicatrici che mi tengono nel passato. Ora, se io accetto ciò che è successo, lì c'è un percorso anche spirituale che so anche la collega fa, quindi c'è un motivo, c'è un qualcosa che ci è sfuggito. E cambio, ecco, per cambiare bisogna sciogliere, tra virgolette, quelle cicatrici emozionali che ci hanno legato al nostro accaduto. E lì ci sono anche qui dei rimedi, ecco, che non ha la psichiatria, non è lo psicofarmaco, ci sono dei rimedi dolci che lavorano non sulla parte ponderale di per sé del rimedio, ma per la frequenza, che è la stessa frequenza delle cicatrici emozionali. Quindi sono questi rimedi di solito floreali che sono delle specie di bisturi emozionali. Certo. Se io accetto l'evento e sciolgo la cicatrice, ho l'esperienza e non lo devo più fare. Avanti la prossima, perché non è che è finita lì. Certo. È un lavoro di, come dire, ho questa cipolla che devo sfogliare, ma se sfoglio una cipolla piango, perché la vita è anche piano. Però alla fine cosa c'è nella cipolla? C'è il nucleo che è un diamante, che è la nostra essenza, che è pura, e quindi la terapia forse è riuscire ognuno di noi ad arrivare alla parte pura, al diamante che è dentro di noi. Quindi è il riconoscimento della nostra unicità, quindi della nostra anima, della nostra essenza. È il tipo di lavoro che cerchiamo di fare, insomma, quotidianamente. Sì, anche perché comunque tutto questo
parte anche proprio dal fisico, perché la nostra biochimica interna è influenzata da ciò che mangiamo. Quindi, come dicevi tu, man mano che cambiamo alimentazione, man mano che anche disinfiammiamo il corpo, cambia la biochimica, cambiano i pensieri, cambia il modo di affrontare la vita e come dire, togliendo queste incrostazioni, anche la parte spirituale può sbocciare, perché se il nostro corpo è impegnato nel gestire tutta una serie di processi che non funzionano, c'è anche meno energia, perché poi il nostro corpo non ha un'energia illimitata, quindi c'è un'energia che viene tolta allo sviluppo interiore, allo sviluppo spirituale, perché deve gestire altre cose. Quindi la gestione dell'infiammazione generale del corpo diventa proprio anche un trampolino per delle consapevolezze più profonde. Il peso di un corpo infiammato è immane per l'anima. Esatto. Allora, mi piacerebbe molto approfondire tutti questi argomenti, se ne aprono sempre tanti quando si parla, sempre troppo poco tempo. Sì. Siamo comunque in chiusura, io ringrazio veramente i nostri ospiti, dottor Cacaterra, dottoressa Giacosa, di aver parlato con noi di questi importanti argomenti, e ricordo ai telespettatori che Before It è diventato anche un tour in tutta Italia, che andrà da ottobre a dicembre. Fino adesso le tappe programmate sono tutti incontri gratuiti, aperti al pubblico. Quindi chi vuole partecipare e parlare con i nostri ospiti, con i terapeuti, i medici presenti, e fare le proprie domande, può recarsi in queste tappe consultando il sito www.biforit.com. A tutti buona serata e grazie agli ospiti di essere intervenuti.